Buongiorno a tutti e benvenuti su investire.biz, anche quest'oggi rubrica Caffè Mercati e qui con voi Riccardo Zago di investire.biz. Andiamo come sempre ad aggiornare un po' di strumenti, prima però soffermiamoci un attimo sul calendario economico. Eccoci qui, andiamo subito a giovedì 18 di ottobre, eccoci qui. Questa notte è uscito un dato importante per quanto riguarda il dollaro australiano, quindi in Australia variazione del livello di occupazione, un dato abbastanza peggiore del previsto, come potete notare qui. Poi nella giornata di oggi che cosa abbiamo? Beh, abbiamo a breve vendite al dettaglio in Gran Bretagna. È ancora da fissare, ma oggi ci sarà il summit dei leader europei, evento abbastanza importante. Nel pomeriggio invece, come sempre, andiamo in America, Stati Uniti, indice di produzione della Fed di Filadelfia alle 14.30 e alle 15 abbiamo il discorso di un membro del FOMC, non molto importante ma comunque da seguire. Andiamo ad aggiornare un po' di strumenti, anche oggi video analisi focalizzata sul Forex. Partiamo da Euro Yen. Beh ragazzi, ieri abbiamo visto questo possibile trade su Euro Yen cercando di andare a sfruttare questo trend laterale. Guardate, siamo su time frame orario. Il livello che avevo menzionato ha funzionato, devo dire, molto bene. Infatti, se andiamo a zoomare, eccoci qui, avevo dato 129,30 e 129,12 come stop loss, ma alla chiusura dei prezzi al di sotto di tale livello. Che cosa è successo in quest'ora? Il prezzo è salito con forza, ha raggiunto questa zona di massimi qui. Proprio per questo io sono andato a portare lo stop in pareggio e ho già portato a casa parte della posizione. Lascio correre fino al target finale 130,35. Ovviamente qui sono andato a liquidare non il 50% ma il 20%, essendo comunque pochi pips voglio lasciare un po' più di spazio al mercato. Quindi bella operazione questa, vedremo se la lateralità continuerà. Ovviamente poi da 130,35 andrò a posizionarmi al ribasso, proprio come ho detto ieri nell'articolo che trovate qui, potete leggerlo, trading di breve termine su euro yen. Andiamo avanti e parliamo di euro dollaro, perché anche qui voglio fare due commenti. Abbiamo dei supporti molto vicini sempre su time frame orario in area 1,14 e 82. Guardate come ha funzionato bene questo supporto anche in precedenza, e invece il supporto più lontano è 1,1440. Ovviamente questo è un livello che tengo veramente d'occhio anche su time frame più alti, perché insomma è una zona molto molto importante. Detto questo, però, possiamo anche andare a selezionare le resistenze su questo time frame, quindi sull'H1. Ecco qui la resistenza che più mi interessa, 1,1540, l'ho appena selezionata in questo momento. Guardate come ha già funzionato bene diverse volte, sempre time frame orario ragazzi, ricordiamocelo. E quindi da qui si possono anche valutare degli short, vedremo con che forza il prezzo arriverà su tali livelli. Possiamo andare avanti a parlare di AUD/USD. L'altro giorno è stato raggiunto il livello di 0,7160, 0,7170 da questa candela qui. Un attimo che vado a fare un po' più di zoom, eccoci qui. Questa candela era veramente molto interessante per shortare questo strumento, non l'ho fatto, mi sono preso, ho voluto aspettare troppo. Secondo me un altro giro lo farà, però insomma dobbiamo avere un po' di pazienza. Qui voglio anche far notare una cosa su questo strumento, un attimo che levo questo. Guardate, su questo strumento abbiamo l'82% dei conti dei clienti con posizioni aperte che attendono un aumento del prezzo, e solamente il 18% dei conti
si attende un calo dei prezzi? Beh, io sono tra quel 18%, quindi contro la stragrande maggioranza degli utenti che stanno operando in questo momento, vado a posizionarmi al ribasso. Non ora, ma se ritorna in area 0,7150 mi sa che valuterò uno short. Secondo me però arriverà a 0,7170, 0,7190, quindi secondo me lasciamogli un po' di spazio. E poi come obiettivo ovviamente abbiamo nuovi minimi in area, andiamo a tracciarla subito, eccola qui, questa potrebbe essere un'area molto interessante, ma questo lo vedremo più avanti. Per ora ragazzi io ho concluso, vi ringrazio molto come sempre per l'ascolto, ci vediamo oggi alla sessione di trading con Ichimoku, eccola qui, dalle 16 alle 17, io con questo vi ringrazio, vi saluto, auguro una buona giornata e un buon trading a tutti.